Quentin Tarantino. Ah, ragazzi, spero non vi dispiace il fatto che io mi stia distanziando molto dal genere di video che di solito faccio, ovvero recensioni, perché oggi siamo nella prima classifica ufficiale del canale, dove per l'appunto vi dirò tutti e 10 i film di Tarantino, secondo me, incluso naturalmente C'era una volta ad Hollywood, e ho detto 10 perché io distanzierò i due Kill Bill. Dato che secondo me come opera unica è un po' difficile da classificare da co come ce l'hanno proposta. Ma prima di tutto, sigla! Prima posizione senza dubbio per Grindhouse a prova di morte, film del 2006 che cercava per l'appunto assieme ad un altro film fatto da Robert Rodriguez di ricreare il tema degli anni 70. Ed era molto carina come cosa, solo che secondo me la narrazione non era ben distribuita. Molto carino e molto ben fatto il personaggio di Stuntman Mike, però non riesco a definirlo un buonissimo film, perché naturalmente vi ripeto che tutti i film in questa classifica mi sono piaciuti, tipo il voto minimo che ho dato in questa classifica è 6 e mezzo, il più alto 8 e mezzo, quindi capiate quante perle ha sfornato Tarantino. E quindi dico che Grindhouse è un film buono, naturalmente, però molto sotto per l'appunto il canone di Tarantino. Nona posizione per Jackie Brown, film con il classico Samuel L. Jackson e Robert De Niro diretto per l'appunto per la prima volta da Quentin Tarantino. E devo dire che era veramente un buon film, nel senso non ne avevo mai sentito parlare fino a quando non ho cominciato a vedermi i film di Tarantino e devo dire che mi è piaciuto, mi ha intrattenuto, ma non posso dire mi abbia interessato più di tanto, perché c'erano certe scene che erano veramente noiose. Tipo i dialoghi di Tarantino, che molto spesso sono lunghi, non ti annoiano perché i personaggi sono interessanti. Non ho trovato così molto interessanti i personaggi. Anche se la scena nel Ipercop era veramente azzeccata nel centro commerciale. Passiamo all'ottava posizione, adesso per l'ottava e la settima mi scannerete per The Hateful Eight. Allora ragazzi, non vi dico che è un film brutto, perché cazzarola, gli ho dato un 7,5. Però mi ha deluso, perché tutti ne parlavano così bene, io mi aspettavo che Tarantino usasse, mentre non ha usato, il finale è piatto, insomma. Sì, che come molti finali di Tarantino ti lascia un po' di amaro in bocca, però secondo me non poteva esserci un finale meno azzeccato. E direi anche che comunque le cose da salvare sono per l'appunto una buona sceneggiatura, che però se vista tutta insieme, riunendo i colpi di scena e i plot twist, non è al massimo di Tarantino. Settima posizione ancora, non mi dovete uccidere per Django Unchained. Allora, ragazzi, io la settima posizione la do a questo film che tra l'altro mi è piaciuto solo perché non mi ha lasciato nulla quando ho finito di vederlo. Nel senso, non ci ho più ripensato, è come se non l'avessi
proprio visto. È un film bello. Ragazzi, stiamo parlando di film da 7,5, 8 meno in questo caso, però non lo so, mi ha lasciato per ora dell'amaro in bocca. Forse dovrò rivederlo un'ulteriore volta. Devo dire che comunque è molto meglio di The Hateful Eight. Diciamo che da Django Unchained si passa a veri e propri filmoni. Sesta posizione, e adesso ancora mi scannerete perché io questo film lo amo alla follia. Da qui tutti i film che escono li amo alla follia. Per Kill Bill Volume 1. Perché Kill Bill Volume 1 è spettacolare, stupendo, solo che gli manca un po' quel qualcosa che lo rifà in un inizio, naturalmente. Ecco perché Tarantino ritiene i due Kill Bill un'opera unica. E naturalmente io avrei messo Kill Bill molte spanne più avanti se l'avessi unito. Solo che se dovessimo relativamente esprimere questo film con un parere oggettivo, gli darei per l'appunto la sesta posizione. Più che meritata, perché naturalmente andando avanti sempre che i film saliranno di più. Quinta posizione per Kill Bill volume 2, leggermente più avanti del primo perché ha un plot twist abbastanza bello, ti intrattiene molto di più e ha quel senso di conclusione e tra l'altro non mi ha annoiato la caccia di Uma Thurman, chiamiamola Black Mamba. Scusatemi. Quindi, se vi dovessi dire quale tra i due Kill Bill ho preferito, vi direi il 2, ma naturalmente per conclusione. Adesso passiamo alla quarta posizione per Le Iene, primo film di Tarantino che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Questo veramente è un filmone, veramente è un filmone. Non potete dirmi che non vi sia piaciuto perché è veramente fatto bene, perché anche essendo unicamente ambientato in luoghi chiusi e piccoli, ti intrattiene, c'è una buona storia e c'è anche un buon plot twist che metto leggermente sopra Kill Bill volume 2 perché qua Tarantino era agli esordi, non aveva tutti i soldi, non era, diciamo, così famoso, e questa inventiva l'ha di sicuro portato sotto i riflettori. Arriviamo nella top 3, in terza posizione, Bastardi senza gloria, film del 2009 di Quentin Tarantino, veramente fatto bene sul nazismo. Secondo me la particolarità di Tarantino era il fatto che Tarantino fosse molto più abituato e molto più bravo a fare film sugli anni 60 e 70, perché lì ci si mixava con la musica, con il tema, ma vedo che è stato veramente geniale nel fare per l'appunto dei mix e è riuscito proprio a farci ricadere nel periodo del nazismo, strappandoci molte risate, ma non esagerando e non sdrammatizzando il tema della Shoah, che è molto importante. Adesso arriviamo alla seconda posizione dove mi ammazzerete per averlo messo prima di Bastardi senza gloria, ma vi spiego subito, c'era una volta ad Hollywood. Allora, prima di tutto io reputo c'era una volta ad Hollywood un omaggio da parte di Tarantino al cinema, soprattutto al cinema hollywoodiano. Tarantino, come aveva fatto con Grindhouse nel 70, ricordava i vecchi film, perché effettivamente dopo l'omicidio di Sharon Tate a Cielo Drive, Hollywood è cambiato drasticamente, quindi quello che ci racconta Tarantino è il tramonto di Hollywood, se possiamo chiamarlo tramonto, perché alla fine Sharon Tate non muore. E io sono più legata effettivamente a questo perché è stato il primo film di Tarantino che ho visto al cinema e forse è stato il primo, se nella maniera di Scorsese, classificarlo film che ho visto al cinema, perché prima c'erano solo film Marvel e film d'animazione. Quindi, secondo posto per C'era una volta ad Hollywood. E naturalmente al primo posto c'è Pulp Fiction. Mamma mia, ragazzi, questo assieme alla La Land è il mio film preferito, lo adoro e l'ho rivisto tante volte. Il fatto che qua questo non abbia una vera e propria trama e che però abbia lo scopo di farti immergere nel mondo di Tarantino, wow.
Wow, ragazzi, questo film è pura arte, questo film lo dovrebbero mostrare ai licei, non solo all'università, perché è la prima cosa a cui penso se penso all'arte cinematografica. Questo è proprio il punto più alto che Tarantino abbia mai raggiunto nella sua carriera, col suo secondo film da regista, ragazzi, attenzione. E questo. Spero vi sia piaciuto questo nuovo format, e se vi è piaciuto, ditemi se volete qualche altra top 10, qualche altra top, consigliatemela qua sotto e io ve la farò. Questo è tutto dal Nick Wilde. Ci vediamo!